Grazie Umberto. Io mi scuso se sono costretto a richiamare i relatori ai tempi diciamo, predefiniti, che mi chiederei di rimanere nell'ambito del quarto d'ora se possibile. Io casomai, Fermami, diciamo, prima arrivati a 3 minuti, ve lo segnalo così, perché purtroppo appunto le questioni sono molte e sono sicuramente azioni molto interessanti che stimolano molto il dibattito, però purtroppo abbiamo anche, diciamo, un tempo abbastanza ristretto e quindi non possiamo, diciamo, sforare più di tanto, altrimenti gli ultimi non riuscirebbero poi a intervenire. Ed è la parte anche delle associazioni, delle organizzazioni che legate ai movimenti, diciamo, all'attività quotidiana, diciamo, sui temi ambientali, che invece è molto interessante ascoltare, un punto di vista molto interessante su cui riflettere. Grazie. C'è Paola Nugnes, ex senatrice di Manifesto. Sì, grazie. Ringrazio innanzitutto per l'invito, ringrazio Piero che ha fatto il mio nome per questo incontro che è estremamente interessante. Ho provato stamattina a seguirlo dall'inizio più o meno. E molto è stato detto anche di quello che avrei voluto dire. Un concetto fondamentale è questo dell'ambientalismo che non è compatibile col capitalismo, che è un paradosso, cioè nel senso pensare diversamente è assolutamente un paradosso, e di paradossi si è parlato, eppure oggi che ci appare un paradosso e ci appare evidente, non lo è stato fino a qualche anno fa. Cioè noi abbiamo avuto bisogno, diciamo dal punto di vista degli ambientalisti, di rompere un po' gli argini con la sinistra, perché sembrava che l'ambientalismo fosse la ciliegina sulla torta, di una, come dire, di una borghesia che aveva tutto conquistato e si poteva già permettere l'ambientalismo. Invece l'ambientalismo ha dimostrato che è il più grande avversario del capitalismo, come il femminismo e l'antipatriarcato, cioè i veri nemici, quelli che veramente mettono all'osso la contraddizione del capitalismo, sono proprio l'ambientalismo e il femminismo. E quello che diceva Roberto, no, sull'unione del problema sociale, il problema ambientale, che è stato messo così chiaramente su carta da Lier nel 2014, ma fu già, cioè, voglio dire, anche se molto recente, un punto importante, almeno a mio parere, in cui si misero in chiaro quanto l'ambientalismo fosse necessario anche da un punto di vista sociale per quelle popolazioni che subiscono, il sud del mondo che subisce sempre le scelte scellerate appunto di un certo capitalismo. Ma noi ci viviamo dentro questo paradosso, cioè noi siamo nel momento più alto di questo paradosso e Roberto lo ha detto molto chiaramente, no? Ursula von der Leyen dice: un paese in ebollizione, il caos è già presente. No? Che va dalla Slovenia alla Bulgaria, è qui tra di noi, però poi non ha una soluzione, no? Parla di una soluzione sulla scelte del fotovoltaico, dell'eolico, quindi piccoli tasselli. L'idea che il capitalismo si possa reinventare e fare del green il business, cioè noi siamo premi. Anche il pacchetto ambiente, c'è cioè stato portato dall'Europa un pacchetto ambiente veramente rivoluzionario in una prima tornata, ma poi è stato ritirato, no? Roberto questo lo saprà bene perché sicuramente c'era il suo zampino nella prima versione che era molto più avanzato, ma poi il secondo pacchetto aveva dei limiti evidentissimi in quelli che erano gli obiettivi di Parigi ed è stato detto molto bene come siamo precipitati, no? Dagli accordi di Tokyo agli accordi di Parigi, no? Che non hanno poi alla fine nessun vincolo per i paesi. Ma cosa chiaramente è chiaro a tutti qui adesso, perché l'ho sentito dire più volte, che noi non possiamo ragionare per risolvere il disastro usando la causa che ha
formato il disastro, e quindi con la guerra, e che in questo momento sta portando al parossismo questo punto di contraddizione. Quindi tutto è mercato e tutto è merce. Mi si chiedeva di parlare dell'esperienza parlamentare in cui abbiamo provato a portare una differenza in tutto questo, non solo partecipando ai pacchetti appunto europei che ci sono venuti e anche dicendo la nostra, anche contribuendo. Noi siamo, diciamo, abbiamo portato delle soluzioni tante volte dal punto di vista ambientale, come la legge 68 del 2015 sugli ecoreati sicuramente, oppure io sono la seconda firmataria della modifica costituzionale dell'articolo 9 e dell'articolo 41, che sposta quella visione che era tutta antropocentrica sulla visione invece della biosfera, dare all'ambiente una dignità costituzionale. Però noi ci troviamo, no, a dover lavorare e lottare continuamente con un nodo chiarissimo. Qui mo, torniamo, diciamo, a livello più locale in Italia, no? Non parliamo più a livello globale. Cosa è avvenuto in Parlamento? Che abbiamo per due legislature cercato di portare avanti un disegno di legge su stop al consumo del suolo, per esempio, e non ci siamo riusciti. Perché non ci siamo riusciti? Perché c'è una contraddizione alla base del concetto di suolo. Il suolo è un bene comune che fornisce dei servizi ecosistemici indispensabili alla vita, eppure su quello si vantano diritti di proprietà e quindi il diritto di poter cambiare la destinazione dei suoli per averne un vantaggio di tipo economico, per avere concessioni edilizie per poter consumare suolo a danno di tutta la popolazione, con le gravissime ripercussioni che abbiamo avuto e avremo ancora in tante parti dell'Italia per frane, alluvioni, perché il terreno non è più in grado di assorbire e canalizzare le acque, ma avremo anche problemi di siccità perché non abbiamo più gli invasi che lo raccolgono, problemi di alimentazione perché non abbiamo più le terre fertili. Mi trovo a ripetere cose che sono state dette, ma va fatto. Ma tutto questo ha un'origine, cioè il nostro testuale problema italiano, no? Di aver considerato la proprietà privata così più importante della proprietà pubblica, dove nasce? Sicuramente il professor Maddalena questa mattina l'ho già detto, ma io che sono portatrice del suo disegno di legge, quello che attuiamo la Costituzione, ha portato in Costituzione in Parlamento e che riconfermiamo tramite un deputato di servizio disponibile, è il fatto che l'altro paradosso, che il concetto di bene comune, di proprietà privata, si basa sul concetto che è nato con il codice 43 e non è stato aggiornato con la Costituzione del 48, cioè è stata continuamente bypassata la legge, la prima legge, perché nella legge costituzionale, quella a cui noi tutti dovremo anteporre qualunque altro tipo di decisione, noi abbiamo l'articolo 42 solo la proprietà privata e la proprietà pubblica, e solo alla proprietà privata vengono messi dei limiti. Significa che la proprietà pubblica non ha limiti, non può essere ridotta con una concessione a una nuda proprietà, non può essere data in concessione. Ma questo perché? Perché nel codice civile di Albertina Memoria, lo Stato è un ente fisico che ha una posizione, una persona giuridica, mentre con la Costituzione nasce lo Stato comunità, e lo Stato ente è soltanto uno strumento, è l'amministrazione che attua quella che è una volontà collettiva. Quindi la proprietà che è di tutti non può essere solo di alcuni, non può essere dell'ente che poi mette
mette in svendita il patrimonio o lo dà in concessione a dei privati che ne fanno un business personale. Noi su questo nodo andiamo a scontrarci continuamente per quello che è il concetto che blocca tutte le altre proposte del cambiamento, ma soprattutto, in 3 minuti finisco, soprattutto i beni comuni costituzionalmente intesi non sono solo quelli elencabili del demanio, così come era inteso il codice civile, e quindi i monti e le foreste, i mari e i fiumi, ma è chiarissimamente specificato nella nostra Costituzione che i beni comuni sono quelli che garantiscono i principi e i diritti di tutta la comunità e quindi gli dà sostentamento, quindi dal lavoro a tutti gli altri diritti sanciti soprattutto nei primi 12 articoli della Costituzione. Quindi se noi riuscissimo, chiaramente questo è solo un atto politico, no? Qui oggi si è detto tanto, si è fatta tanta analisi, tanta giusta valutazione con dati e con con fatti concreti, un'analisi del reale, ma è chiaro che tutte le nostre proposte sono proposte politiche, perché il quadro in cui adesso si iscrivono è completamente molto molto distante dalle nostre intenzioni. Ma se si riuscisse semplicemente, rivoluzionari sì, ma conservatori in qualche misura, perché noi vogliamo tornare alla Costituzione, se noi semplicemente attuassimo la Costituzione, che pure all'epoca potete apparire a qualcuno un compromesso, noi riusciremo a sbloccare questo nodo della proprietà pubblica che non è alienabile, che non è una proprietà nuda, che non può essere data in concessione, che non può essere venduta, che non può essere svenduta, e potremmo valutare di fare altre proposte a catena partendo da quella. Grazie.